Tragedia questa mattina lungo viale 16 aprile, la tangenziale sud di Prato, nel tratto all'altezza dell'abitato di Tavola. Queste le immagini del terribile incidente costato la vita a una donna di 74 anni, morta nel ribaltamento della sua auto dopo lo scontro con un'altra vettura. Il mezzo è poi finito sul camion di un ambulante posizionato vicino al benzinaio. L'incidente è avvenuto attorno alle 7:30 e altre due persone sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Si tratta del conducente dell'altra auto e del proprietario del camion di frutta, che ha accusato un malore per lo shock. Per entrambi, di 30 e 56 anni, il codice d'urgenza è stato il giallo. L'ambulante era vicino al camion e ha rischiato di essere travolto dai due mezzi. I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Il recupero della salma, invece, è stato effettuato dai servizi funebri della Misericordia. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale, la donna proveniva da Seano e, nonostante il divieto dettato dalla striscia continua, avrebbe svoltato verso il benzinaio che si trova sull'altra carreggiata. Proprio in quel momento è stata travolta dall'altra auto che proveniva dalla direzione opposta.